ciclo sull'architettura italiana contemporanea, un'occasione di grande interesse per il nostro Dipartimento di Architettura, per tutti i nostri allievi, perché mette al centro alcuni studi che fanno dell'innovazione la metodologia di lavoro, un'innovazione che riguarda il progetto di architettura contemporanea. Quindi questo ciclo è sostanzialmente un'esplorazione di che cos'è il progetto nel contemporaneo, un progetto che cambia profondamente il punto di vista, gli strumenti, i dispositivi, anche i metodi dell'approccio all'architettura. Ho inaugurato la mostra Italian Foreign Architecture, che è la seconda mostra di un ciclo che era partito nel 2020 e che in qualche modo cerca di porre il proprio sguardo, il proprio interesse sull'architettura contemporanea italiana. La mostra, nello specifico, si pone una domanda che è questa fondamentalmente. L'architettura italiana ha una radice riconoscibile, straordinaria, e in qualche modo è una radice che resiste anche laddove gli architetti, diciamo, si esercitano e operano anche al di là del confine del territorio nazionale. Gli studi milanesi, Bauku e On Site Studio, che presentano in mostra complessivamente 4 opere. Bauku presenta il progetto che ha sviluppato e costruito a Tirana, oltre alla Casa della Memoria costruita a Milano. On Site Studio ci presenta due lavori molto importanti fatti a Milano per due grandi corporate, Rolex e Pirelli. Il primo è l'oggetto di trasformazione della Pirelli, dove loro completano con questo centro di ricerche, e poi questa straordinaria ristrutturazione che fanno in centro a Milano per la sede della Rolex. Testimoniare un lavoro che già anche loro stanno avviando all'estero sul tavolo degli atelier, e in mostra anche il progetto che stanno sviluppando a Bruxelles per ricostruire una parte di un isolato destinato in questo caso ad un hotel. La mostra è aperta dal 10 gennaio al 24 gennaio, biblioteca storica di Palazzo Clarino nell'ambulacro del primo piano, ed è aperta appunto per la visita degli studenti, dei colleghi, insomma di quanti vorranno affacciarsi.